rappresento i lavoratori con il sindacato UCLAS, sono 12 ragazzi e ragazze che operano, chi da 20 anni, chi da 15 o chi da 10, nel parco archeologico di Ostia Antica, con una società che è la Gelmar Nova Musa Lazio, la quale dopo 18 anni ha dovuto licenziare i lavoratori a seguito di una diatriba che è sorta tra l'ente committente, che ha portato appunto alla chiusura del rapporto tra la società e la committente, licenziando i lavoratori. I lavoratori che avrebbero avuto il diritto di essere collocati con la ditta subentrante non hanno avuto la possibilità, poiché la direzione ha bandito la gara per la nuova società 4 giorni dopo l'avvenuto licenziamento. Dall'11 marzo, quindi, i lavoratori sono senza stipendio e si sono dovuti iscrivere alla NASPI, ovvero all'aiuti dello Stato per la disoccupazione, senza avere la possibilità di poter essere ricevuti dal direttore del parco e capire come mai questo sistema è stato adottato, sebbene le gare di appalto siano regolate dalla legge 50 del 2016. Detto questo, stiamo procedendo con l'accesso agli atti di gara per comprendere in che modo hanno appaltato e per quale motivo non è stato rispettato la parte in cui si riconosceva ai lavoratori il diritto alla conservazione del posto di lavoro.